Uomini e donne, Gemma e Giorgio si amano, Parlatina. Anticipazioni Uomini e donne, Trono Over, Gemma e Giorgio non convincono, le parole di Tina. Nuova registrazione ricca di colpi di scena per il Trono Over di Uomini e donne. Anziché parlare di Gemma Galgani, Maria De Filippi parte da Anna e l'amicizia con Giorgio. Dopo l'ultima puntata, lei ha comunicato di aver deciso di lasciare la trasmissione e non voler più tornare. In ogni caso, la dama è rientrata in studio solo per rispondere ad alcuni quesiti e chiarire la sua posizione nei confronti del programma e di Manetti. A quanto pare, dopo l'ultima volta, il gabbiano ha discusso animatamente con la dama di Torino, a cui ha dichiarato fermamente di non aver avuto mai un rapporto intimo con la tedesco. Gemma è però convinta del contrario e non cambia idea. Viene poi mandato un video in cui Gianni e Anna leggono tutti i messaggi scambiati con il gabbiano e l'opinionista si rende conto che sono molto frequenti. Anna entra così in studio e accusa Giorgio di ciò che è accaduto la scorsa volta. Secondo la dama, il pubblico e gli opinionisti sono stati condizionati dalle sue strane risposte. Dopo una lunga lite, la tedesco torna a dichiarare di non essere mai stata innamorata di Manetti e di non credere neanche più alla sua amicizia. Alla fine, la signora viene invitata da Tina e da altri a cambiare idea e a restare nel programma. Dopo un ballo, si torna sulla questione e diviene inevitabile anche la lite tra Anna e Gemma. Quest'ultima esce poi dallo studio, ma Giorgio la raggiunge e la convince a rientrare. Uomini e donne, Gemma e Giorgio non convincono nessuno. Poco prima della fine della registrazione, Tina Cipollare dichiara che, secondo lei, Gemma e Giorgio si amano ancora. Nel corso della puntata, Maria De Filippi fa entrare in studio anche Francesco, un ex cavaliere del parterre maschile. Il simpatico uomo ha conosciuto una donna in una serata di ballo e ha deciso di portarla in studio per farla conoscere a tutti.